Buonasera a tutti, grazie signor Presidente. Gianni, mi permetta prima di tutto di fare i complimenti a lei per la sua elezione. Sono certo che darà un impulso al ruolo del Consiglio regionale e soprattutto a quella che lei ha definito il dovere di rappresentanza della Toscana. Se per quello che ho conosciuto, mi permetta di dire, nel ruolo di Presidente del Consiglio Comunale di Firenze, estenderà alla Toscana la stessa capacità di presenza e la stessa passione, sono certo che ci sarà un guadagno per la dignità e anche per l'etichetta di questa regione e per la sua capacità di stare in connessione con il popolo della Toscana. Voglio anche complimentarmi con tanti colleghe e colleghi che qui sono stati eletti, nuovi, che hanno rinnovato il Consiglio regionale. Formulo a loro davvero i migliori auguri. Quello che spetta a loro nei prossimi anni è un lavoro impegnativo, ma vi assicuro sarà senz'altro un lavoro esaltante. Il mio augurio è che nelle differenze che senz'altro ci sono, nella necessità anche che la battaglia politica si rappresenti ai cittadini, poi alla fine nei momenti decisivi prevalga sempre l'interesse della nostra regione, l'interesse generale che chi fa politica deve poi saper individuare. Auguri tanti, davvero e sinceri. La Toscana si formerà in questo Consiglio con una nuova classe dirigente politica e, come altre volte mi è capitato di dire, sento su di me, che sono ormai anziano in questo consesso, e ho visto anche restringersi, e questo è un bene. Sento su di me anche la responsabilità di fare quel lavoro di trasferimento delle conoscenze che bisogna fare, e poi ognuno userà come meglio crede, ovviamente, queste conoscenze e queste informazioni che anni di impegno a servizio della Toscana mi hanno dato modo di acquisire. Sento su di me questa responsabilità. Una regione è anche molto la sua classe dirigente politica. E lo scoprirete sempre di più strada facendo in questi anni. Signor Presidente, mi permetta anche a me di dire che condivido la sua idea di proporre una legge che ci consenta di avere una fascia tricolore. Prima di tutto perché questo corrisponde alla nostra idea di regione. Noi siamo una regione che ha molto orgoglio, che ha un'identità fortissima, addirittura in tutto il mondo, ma che sente anche fortissima la sua adesione all'unità nazionale, all'articolo 5 della Costituzione, per il quale l'Italia è una e indivisibile, principio a cui noi non vogliamo venir meno. E quindi sosterrò senz'altro la sua proposta di legge. Per quanto mi riguarda, mi permetto soltanto di suggerire che sulla fascia tricolore sia ben riconoscibile anche la bandiera della Toscana. Il cavallo alato della nostra regione su fondo bianco e rosso, che fu scelto come emblema del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale durante la Resistenza negli anni 43-44. Così saremo riconoscibili come cittadini italiani e come rappresentanti della comunità regionale, mettendo bene in evidenza sulla fascia tricolore il Pegaso della nostra regione, che nasce appunto come emblema durante le lotte per la resistenza e il tragico passaggio del fronte negli anni del 43 e 44, e che per queste ragioni è stato scelto al momento dell'insediamento della giunta regionale. Su fondo bianco e rosso, perché bianco e rosso sono i colori prevalenti nel Granducato di Toscana, nelle città, nei tanti stemmi delle città della Toscana. Quindi viva il tricolore e viva il Pegaso della Regione Toscana. Presentando al Consiglio regionale il programma di governo 2015-2020, do attuazione allo Statuto della Regione Toscana. Si rinnova con questo atto lo spirito costituente della Regione che sta insieme al dettato della Costituzione del nostro Paese. Io voglio, cari consiglieri, non dilungarmi nella lettura di un programma vasto che vi è stato consegnato, su cui avrete tempo anche di riflettere, di ragionare, e nella ripresa del dibattito avremo anche modo di discutere, se ci sarà bisogno, dare risposte circostanziate. Il programma è anche
denso di informazioni, ripeto ancora una volta, e anche di proposte precise sulle quali si può iniziare fin da subito la discussione. Naturalmente, come dire, vi sollevo dal peso di ascoltarmi nella lettura di questo programma. E consentitemi invece in questa introduzione di esprimere principalmente la mia visione delle cose come Presidente della Regione Toscana. In fondo le mie idee, i principi, quello che mi vuole guidare, quello che intende assumere nel mio pensiero, nel mio modo di guardare alle vicende, il punto di riferimento, il punto di orientamento. Se non c'è pensiero, d'altra parte, come è noto, non c'è nemmeno politica, non c'è nemmeno tecnica politica. Vorrei partire però prima da una notizia molto positiva. I lavoratori della SMIT e della People Care hanno approvato l'accordo che abbiamo raggiunto al Ministero dello Sviluppo Economico ieri. E addirittura la SMIT 144 si sono espressi con un referendum a favore, solo 7 contrari, ma anche le lavoratrici della People Care hanno apprezzato la proposta, la soluzione che abbiamo trovato. Due aziende che erano state chiuse, due aziende che si sono riaperte grazie alla lotta dei lavoratori prima di tutto, ma anche all'impegno delle istituzioni, della regione, dei comuni, della regione e anche del governo nazionale, segnatamente, fatemi dire, della Presidenza del Consiglio. Io spero che questo sia di buon auspicio, insomma, che altre vicende come questo possano caratterizzare il corso della nostra legislatura. È un bel risultato, anche se rimane rammarico per chi non sarà riassunto. Noi continueremo a impegnarci, perché anche per chi non sarà riassunto subito ci siano comunque delle prospettive. C'è una grande maturità nei lavoratori che hanno approvato questa proposta e apprezzato questa proposta. Cari colleghi, gli anni che ci lasciamo alle spalle sono stati sicuramente tra i più duri della storia della nostra regione. Qualcuno li paragona al dopoguerra, io non credo. I ricordi, per quel poco che ho potuto vedere all'inizio degli anni 60, non si fanno questi paragoni. È vero, è la prima volta che il PIL arretra in maniera così pesante, ma le condizioni complessive sono profondamente diverse, insomma. Partiamo anche da una sobrietà nell'uso di certe espressioni e considerazioni. Certo, il paese Italia è stato ferito, ma siamo ancora un grande paese nel consesso internazionale, sono aumentati senz'altro i problemi, ma anche nel nostro paese Italia c'è una reazione. Fatemi dire che la Toscana, come tutto il resto dell'Italia, da questa crisi è stata profondamente colpita, ma almeno questo è il mio sentimento, non è stata piegata. La Toscana non è in ginocchio, la Toscana è in piedi, abbiamo reagito, abbiamo accettato le nuove sfide, ha avuto coraggio e dimostrato un'energia e un dinamismo che in un quadro nazionale negativo ci colloca comunque ai vertici del panorama nazionale, più di quanto noi stessi potessimo ambire a fare. Qual è la fotografia oggi della Toscana? Io vorrei rifarmi all'ultimo rapporto della Banca d'Italia sulla Toscana. Così ci racconta Banca d'Italia nell'ultimo rapporto. La Toscana reagisce meglio del resto del paese, nel complesso presenta anche segnali di miglioramento che si sono registrati nell'ultimo trimestre 2014 e nell'inizio del 2015. Sono tornati a crescere gli acquisti di beni durevoli da parte delle famiglie, il turismo interno e gli investimenti industriali in questo semestre hanno avuto una crescita di circa il 10%. Sul fronte dell'occupazione il numero degli occupati è rimasto stabile, grazie anche tanto al ricorso degli ammortizzatori sociali, ad accordi che i nostri sindacati hanno saputo fare, che hanno salvato tanti posti di lavoro, mentre è aumentata del 10% la disoccupazione. Questo dato di per sé non è negativo. Se vi fate spiegare come si raccoglie il tasso di disoccupazione in questo paese attraverso l'Istat, si capisce che questo dato sta a significare che ci sono più persone che si iscrivono e che cercano lavoro perché sperano nella possibilità di trovare lavoro, quando
abbiamo avuto una caduta del tasso di disoccupazione, erano i momenti peggiori in cui contemporaneamente diminuiva anche il tasso di occupazione. Se il tasso di occupazione cresce o resta stabile, mentre aumenta quello di disoccupazione, il segnale è un segnale di per sé non negativo, ma semmai di ricerca di nuovo lavoro. Sul fronte dell'occupazione giovanile abbiamo dati preoccupanti, questa si attesta al 25%, un dato che ci deve far pensare, rispetto ad un paese però che ha il livello di disoccupazione giovanile al 43%. Da noi comunque, e questo è negativo, l'unica classe di età che ha contribuito positivamente alla crescita dell'occupazione è stata quella tra i 55 e i 64 anni. Anche la distribuzione dei redditi delle famiglie nella nostra regione continua a risultare meno disuguale che nel resto del paese. Le famiglie toscane che possono essere considerate in povertà sono tante, sono il 4%. Il 18% sono a rischio di esclusione sociale, una percentuale enorme se la rapportate ai 3.800.000 quasi cittadini di questa regione. Dati che però anche qui sono molto più alti nel resto del nostro Paese. Una nota dolente, diceva ancora il rapporto della Banca d'Italia, riguarda il tasso dei fallimenti, che negli ultimi anni è cresciuto attestandosi intorno all'1%. Risulterebbe, secondo la Banca d'Italia, che le banche hanno accumulato crediti anomali piuttosto elevati e questo condiziona il finanziamento alle imprese anche durante questa fase di ripresa. Abbiamo davanti luci ed ombre, abbiamo il dovere di dire la verità, non avrebbe a mio parere nessun senso proporre una narrazione ottimistica che rischierebbe di risultare persino offensiva per i tanti gruppi, per le tante persone che in questa regione soffrono, ma neppure abbiamo il diritto di svilire i risultati positivi che la regione toscana ha raggiunto e la sua capacità di reazione. Io vorrei sottolineare che troppo frettolosamente alcuni davano per morto ciò che invece si è rivelato in questi anni di straordinaria vitalità e su cui abbiamo basato questo nostro riscatto, questa nostra voglia di accettare le sfide e di non farci piegare. Certuni erano favorevoli ad una Toscana che si offrisse a buon mercato a interessi immobiliari speculativi, puntando sostanzialmente ad una rendita improduttiva, perché si dava per scontato che il manifatturiero, l'industria non avevano più niente da dire né in questa regione, anzi soprattutto in questa regione, né nel resto del paese. Abbiamo perso tanti anni a non occuparci dei problemi veri di una politica industriale, ad essere distratti a cercare soluzioni che poi si sono rivelate molto effimere. In realtà in questa regione il nostro export è aumentato dal 2010 di oltre il 23%, è il dato più alto in tutta l'Italia. A me piace dire così, sotto la cenere che apparentemente copriva i carboni ardenti dei nostri distretti industriali, il vento della crisi ha risvegliato questi spiriti imprenditoriali, questi carboni ardenti. Il mio ringraziamento sincero e sentito va a tutti gli imprenditori che anziché investire in finanza hanno deciso di investire in produzione, hanno deciso di investire sulla propria fabbrica e ai tanti lavoratori che hanno anche accettato di aumentare i ritmi di lavoro per stare in questo mondo globalizzato competitivo. Lo dico in poche parole, la Toscana ha mostrato di saper reagire alla crisi, non era scontato, di sapersi collegarsi con le migliori forze, di fare sistema e di collocarsi nel mondo sapendo competere. Io direi che il significato di questi anni, anche rispetto a tanti dibattiti che abbiamo avuto, è questo. Adesso la globalizzazione alla Toscana non fa più paura. La Toscana è rivolta a conquistare i mercati internazionali. Cominciamo a riconoscere alcuni punti positivi e a segnarli perché da questi si deve ripartire. Questo è il cambiamento che è avvenuto. I nostri prodotti, quelli prodotti dai nostri artigiani, dai nostri lavoratori, si incontrano in tutto il mondo e nelle capitali del mondo e hanno fatto la forza della resistenza della Toscana
rispetto a tutta una situazione di crisi e di difficoltà. Ma il tema centrale, io ne sono profondamente convinto, per produrre una svolta, e su questo dirò quello che penso, è che questo non basta, a risanare le ferite, soprattutto quelle sul lato della disoccupazione, che prima provavo a rammentare. Non basta l'export a far fronte al dramma sociale di decine di migliaia di persone che sono a casa, sono più che raddoppiate durante la crisi dal 2008 ad oggi. A me piace immaginare qualcosa come una città, che posso dire, poco meno di Prato, come Livorno, c'è una diatriba su chi sia più popolosa, se Prato o Livorno, che è completamente in parcheggio, in disoccupazione, in attesa di un lavoro, una dimensione che deve far venire a tutti noi i brividi. Dov'è la ragione, a mio parere, di questa situazione? L'Italia ha perso dal 2000 ad oggi qualcosa come 600 miliardi di investimenti. Per la Toscana sono 45 miliardi di investimenti. Una cifra da brividi, impressionante. Sono investimenti pubblici, ma sono anche tanti investimenti privati. Noi condividiamo gli impegni del governo per rinegoziare il nostro debito pubblico in cambio di riforme da troppo tempo rinviate. E io sono favorevole anche alle riforme. Devono essere fatte per avere maggiore autorevolezza anche in Europa. Io penso che da una rinegoziazione del debito, secondo anche quello che scrivono autorevoli economisti, potremmo ricavare qualche miliardo, 3-4 miliardi di investimenti per tutto il Paese. Così come il piano Juncker può muovere qualche investimento in più. Noi ci raccomandiamo in Europa anche di recente, perché gli investimenti legati ai fondi europei e gli investimenti legati al piano Juncker siano sottratti dal patto di stabilità, o quantomeno il cofinanziamento che la Regione Toscana è obbligata a mettere per spendere fondi europei sia tolto dal patto di stabilità. Per noi sono 80 milioni che potremmo tutti gli anni investire in più. Ma a volte si risponde in Europa sempre troppo tardi e troppo poco. I conti su cui si è esercitato il nostro istituto gli studi economici per la Toscana sono che le dimensioni degli investimenti per ridare lavoro, per ridare occupazione, sono davvero ben diverse, non è di qualche milione per il Paese o di qualche centinaio di milioni per la Toscana. Servirebbero qualcosa come 40 milioni puliti di investimenti ogni anno per poter recuperare i 600 milioni che abbiamo perso, al netto ovviamente di quel poco che abbiamo investito. Questa è la dimensione. Io non so fare paragoni, ma questo a me pare il punto fondamentale. E pare il punto con cui noi dobbiamo misurarci, provare a fare politica anche. Mi permetto di dire, forse provare anche a fare grande politica. Grande politica soprattutto in Europa, dove secondo me, insieme al governo nazionale, le regioni, le città possono avere un ruolo strategico per chiedere che si cambino le strategie, per chiedere che si cambino le politiche di fondo che finora sono state applicate, perché sono politiche sbagliate. Noi in Toscana, in modo particolare, permettetemi di fare questo paragone, abbiamo bisogno di investimenti sulla costa. A volte ho detto che se noi sulla costa avessimo lo stesso dinamismo e lo stesso ritmo di crescita che abbiamo nel cuore della Toscana, c'è una ragione, la ragione dipende dal fatto che il dinamismo della Toscana centrale è l'essere forte dal punto di vista delle capacità della piccola e media impresa, di essere flessibili, di stare sui mercati, è l'essere la Toscana centrale fortemente infrastrutturata, anche questo, avere una storia, ma anche questi aspetti contano. Noi dobbiamo concentrarci con gli investimenti sicuramente su questa parte più debole. La costa, se la costa avesse lo stesso ritmo di crescita che ha la zona centrale della Toscana, la Toscana si collocherebbe tra le prime regioni d'Europa, non tra le prime regioni d'Italia. A questo noi siamo arrivati. Osservando la crisi, ve lo propongo anche come un elemento di riflessione. E io penso che sarebbe quindi assai utile
il Consiglio, nella sua completa autonomia, istituisse anche una commissione specifica, mi pare in base all'articolo 18 dello Statuto, per occuparsi dei problemi della costa e per capire quali sono gli indirizzi politici da dare alla Giunta, le scelte politiche da fare per risolvere i problemi della Toscana. Analogamente a me pare che lo stesso problema ce l'abbia il nostro Paese con il Mezzogiorno. Noi non riusciremo ad uscire dalla crisi se non discuteremo come Paese complessivamente riguardo ai problemi del Mezzogiorno, alla necessità di investimenti, alla necessità che anche il Mezzogiorno trovi la sua strada. Nel mondo globalizzato e nell'Europa unita a cui noi puntiamo, gli egoismi e le chiusure non portano lontano. In conclusione, quindi, a me verrebbe da dire che noi abbiamo svolto bene complessivamente come regione, come istituzioni, come forze sociali, in questi anni il nostro lavoro, ma che adesso, se vogliamo fare di più, se vogliamo produrre quella svolta di cui c'è davvero bisogno per il lavoro, la questione bisogna che si sposti anche in Italia e che si sposti anche in Europa. Va detto in modo chiaro, c'è bisogno di un cambiamento delle strategie complessive che si discutono in Europa. So che ci sono diverse posizioni anche all'interno di questo Consiglio regionale rinnovato, io penso che ne potremo discutere e che dovremo far sentire anche lì la nostra voce in modo chiaro. Credo poi che abbiamo il bisogno anche di trovare nuove parole, ecco, per analizzare questa crisi e per trovare le strade per uscirne. Io credo che la parola centrale deve essere davvero il lavoro. Il lavoro deve stare in cima ai nostri pensieri. A volte mi domando, ad esempio, cosa avevano in mente i nostri padri quando nell'immediato dopoguerra si ritrovarono davanti uno scenario di distruzioni, di fame, di miseria, di disoccupazione, e ebbero il coraggio di scrivere quello straordinario articolo 1 della Costituzione in cui si dice che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, una repubblica democratica fondata sul lavoro. Come a dire che democrazia e lavoro simul stabunt e simul potrebbero cadere. Se non teniamo su il lavoro, se si creano aree sociali che soffrono, che non hanno una prospettiva positiva di inclusione, di progresso, anche la democrazia si restringe. Questa è la base anche delle difficoltà che abbiamo avuto nel dialogare con tanta parte dei cittadini della Toscana, che soffrono, che hanno perso fiducia, che non vedono più nelle istituzioni democratiche un loro punto di riferimento per risolvere i loro problemi. Ecco perché bisogna alzare la testa e bisogna alzare anche il livello del dibattito politico e io penso anche il livello del dibattito politico ideale. Noi dobbiamo mettere al centro il lavoro piuttosto che le banche, piuttosto che la finanza. C'è veramente un modo di pensare. Io penso, come mi è capitato di leggere tante volte in molti scritti di Keynes, che prima di tutto c'è cosa si ha in testa, prima dell'economia. Se i popolari, i liberali, i socialisti nell'immediato dopoguerra investirono sul lavoro, fecero una scelta politica e da lì iniziò la ripresa del paese. E anche si riuscì a piegare il debito. Ora le situazioni sono cambiate, mi potete fare tutte le lezioni che si possono fare, la globalizzazione e tante altre cose ancora, i capitali finanziari e altro ancora. Ma il punto vero è che le istituzioni e la politica deve rimettere al centro del proprio impegno l'attenzione verso il lavoro. Il lavoro è la chiave per risolvere anche i problemi del mantenimento dello Stato sociale, del welfare, della diffusione del benessere, dell'inclusione, persino dell'integrazione. Noi accorgiamo che anche in questa regione abbiamo bisogno della manodopera immigrata per mandare avanti interi settori della nostra economia. E lì il lavoro scopriamo che funziona come un elemento di integrazione. Andate nel Chianti quando si fa vendemmio, si fanno altri lavori, o andate nelle zone, nelle concilie di Santa Croce per vedere se lì il lavoro non sia appunto questo strumento. Io credo che non abbiamo bisogno di una ripresa, come dicono molti economisti, blanda, cioè una jobless recovery, un'economia in cui c'è il recupero, ma il recupero e la guarigione non prevedono un riassorbimento
di quest'area della disoccupazione. Proprio per ricomporre le due Toscane, troverete nel documento che vi è stato consegnato un'analisi precisa degli impegni che ci siamo assunti. Noi siamo intervenuti in modo specifico sull'area di Piombino, su Livorno, su Massa Carrara abbiamo avviato un lavoro. Io mi permetto quindi di rivolgere al Consiglio questa attenzione particolare, questo richiamo particolare agli investimenti, al lavoro e alla necessità di guardare a quelle parti della Toscana che sono maggiormente in difficoltà. Qual è la prospettiva dentro cui collochiamo questi investimenti e questa ripresa? Dico subito che io non credo a ipotesi di decrescita felice. Ci sono anche dibattiti in questa regione. E questa idea porta ad un'idea di conservazione della regione per la quale non si dovrebbe mai intervenire, per la quale tutto ciò che si muove è comunque un danno che si produce. Non è un intervento dell'uomo di modernizzazione che dobbiamo imparare a rendere compatibile con lo sviluppo e con la salute dei cittadini, come si fa in tutto il resto d'Europa. Ma c'è una parte della regione che sposa quest'idea di una regione che vive sulla rendita, che accetta un declino, che non nulla, cioè una regione un po' come un buon ritiro. Noi non possiamo diventare il buon ritiro dell'Europa e nemmeno il buon ritiro di qualche ricco, sia esso proveniente come una volta dagli Stati Uniti o dall'Inghilterra o adesso da paesi più lontani che hanno preso un ritmo di crescita davvero straordinario e che hanno una classe ricchissima che è attratta da questa regione. Penso che la decrescita felice non può essere la nostra strada perché questa vuol dire prima di tutto mettere ai margini i ceti più deboli. Significa che se tu vai indietro a pagare sarà ovviamente quello che sta più basso nella scala sociale. Questo sta anche all'origine di alcune scelte che abbiamo fatto nella passata legislatura e che vogliamo mandare avanti. Noi abbiamo bisogno di una Toscana moderna, che sa combinare la modernizzazione con la tutela dei suoi valori, con la tutela della sua qualità, del paesaggio, con la tutela della sua qualità del buon vivere che ancora in questa regione esiste, si presenta. Noi possiamo essere la chiave di un'interpretazione diversa dell'austerità. Permettetemi di fare una divagazione brevissima su cui mi fermo. Per noi l'austerità, voi più giovani, i più giovani, ormai nel senso comune, è concepita come qualcosa che ha a che fare soltanto con il rigore, con le imposizioni che vengono dall'Europa, con la troica, con i limiti di spesa anche quando ci sono i soldi. L'austerità è se licenzi di più ti si alza il valore delle azioni in borsa. Questo è un altro concetto di questo capitalismo finanziario che domina adesso. Io ricordo un'altra idea di austerità, l'idea di un'austerità che si basava sul fatto di combattere fenomeni consumistici, si basava su un'idea di giustizia e di ridistribuzione della ricchezza, sulla necessità di combinare bene insieme lo sviluppo con l'ambiente. Io penso che a quest'idea bisogna ripartire. Forse a quest'idea mancava una considerazione positiva dei consumi individuali. Non c'erano allora gli strumenti con cui noi ormai passiamo, anche piacevolmente, e comunichiamo e ci connettiamo una parte importante della nostra giornata. Mancava forse l'idea del piacere dei consumi individuali, ma all'origine io credo c'era la percezione di un mondo che stava profondamente cambiando, dentro cui noi potevamo collocarci senza rinunciare ai valori fondamentali che hanno fatto grande il nostro paese e che hanno fatto grande l'Europa: il lavoro, la solidarietà, l'equilibrio sociale, l'equità. Questa è un'idea che secondo me una regione come la nostra, che ha nella sua cifra la qualità, potrebbe forse richiamarsi. Permettetemi di dire tra le qualità anche la qualità della tutela del paesaggio, come ho detto, ma anche la qualità dei servizi, certo non perfetti, ma complessivamente in questa regione sostenibili anche rispetto
a tutto il resto del Paese. L'appello che rivolgo è quindi questo, a collocare il dibattito sulla nostra regione dentro una dimensione più ampia. L'Italia ha presentato proprio in questi giorni una proposta molto solida sul piano teorico e politico. Ne ha parlato il Presidente del Consiglio Renzi, Padoan. Si tratta di pensare a come completare e rafforzare l'unione economica e monetaria. Il principio di fondo che ispira questo documento è quello della cooperazione finanziaria. Prevede una politica fiscale unica, il completamento dell'unione bancaria, l'integrazione dei rischi, ma soprattutto prevede, e questo mi pare il punto più importante, oltre a regolare gli aspetti finanziari di cui anche le banche ci fanno richiesta, persino le banche ci fanno richiesta, aspettandoci la possibilità di ulteriori crisi se non c'è un elemento di regolazione, quello che mi piace di più di questo documento che vi invito a leggere è l'idea che si deve creare in Europa un fondo comune per il contrasto alla disoccupazione. E io penso che questo documento, se passasse, potrebbe essere un punto di partenza straordinario anche per far vedere un'Europa diversa. Noi siamo convinti, io sono convinto che i problemi ci sono, ma che si risolvono in quel contesto lì, che è il contesto dell'Europa. Non possiamo pensare di salvarci ritornando ad una dimensione nazionale, esclusivamente nazionale, o addirittura a chiusure ancora più piccole, regionalistiche, che non portano poi da nessuna parte. Mi auguro che a partire da questo documento anche gli interventi, gli investimenti europei riescano a diventare non qualcosa di straordinario. Noi continuiamo ad investire quello che investivamo 20 anni fa, niente di più e niente di meno, con paesi che contrastano anche questi investimenti perché li ritengono comunque un peso inutile, perché comunque è bene che la crisi sconvolga, è bene che la crisi produca quello che deve produrre, perché poi un giorno da queste macerie risorgeremo. Io penso che rimarranno soltanto le macerie se non si interviene cambiando profondamente queste politiche, e penso che resteranno le divisioni di un percorso che finora ha garantito a noi di vivere una dimensione insperata per i nostri padri, che hanno vissuto la guerra, che hanno vissuto i conflitti. Lì si devono risolvere i problemi. Questa è la sfida. E la Regione Toscana può intervenire, può dire la sua, dentro questo processo, dentro questa discussione che caratterizza l'Europa. Questo è quello che volevo dire. Tante altre cose potrebbero essere aggiunte. Ringrazio di nuovo il Presidente per averne suggerito un'altra su cui provo a dire in chiusura rapidamente la mia. L'Istituto regionale è un istituto che fu molto discusso in sede di dibattimento durante la Costituzione. Poi si trovarono d'accordo le grandi forze politiche, è un istituto nato di recente. C'è un grande attaccamento in Toscana, la Toscana è un nome che appunto si fa sentire anche fuori. Io penso che siamo chiamati però anche ad una sfida, che è quella di gettare un po' il cuore oltre l'ostacolo. Penso che abbia davvero poco senso un istituto regionale che non acquista quella dimensione, quella scala adeguata per stare nel paese e per stare in Europa con quella dimensione dalla cui non si può prescindere. Non è possibile che esistano regioni da 1,5 milioni di abitanti, che hanno le stesse funzioni, che hanno gli stessi ruoli, o permettetemi anche regioni che hanno autonomie speciali che erano motivate nell'immediato dopoguerra, ma che forse oggi in un'Europa unita potrebbero essere rimesse in discussione. Penso che su questo bisognerà discutere, perché, come anche il Presidente Gianni diceva, se non anticipi i processi, se non anticipi con le riforme quello che è la crisi che ti sta investendo, rischi che la crisi davvero ti porti via. E io penso invece che soprattutto dopo il superamento delle province, l'istituto regionale può essere un istituto importante per i cittadini, importante anche come riferimento per i comuni. Ecco, questo è quello che volevo dire, vi ringrazio per la vostra attenzione e credo appunto che lo sforzo umile da fare, ma anche dignitoso, ma anche con coraggio, è quello di portare tutti insieme la politica
nei punti veri. Non rinchiudiamoci nei nostri problemi, piccoli sì, che vanno affrontati. Io sono il primo che non negherà di occuparsi di ogni cosa, perché è giusto farlo, perché siamo anche abituati, anche forse per esperienza personale di molti di noi e di chi comporrà la Giunta, ad essere persone pratiche che sui problemi intervengono, ma teniamo anche alto un livello di dibattito politico che ci faccia intervenire nel cuore dei problemi. Penso che dalla Toscana questo ci si aspetta, a livello nazionale e non solo. Vorrei infine presentare la Giunta. La Giunta non è un fatto facile, uno parte con alcune idee, poi strada facendo le cambia, le rimodella. Insomma, diciamo, il caso e la necessità insieme alla volontà si combinano e producono dei risultati. Credo che noi abbiamo fatto un buon lavoro. Alla fine questa volta forse anche un po' di esperienza ci ha portato a comporre una Giunta che è fatta di esperienze. Di esperienze politiche che non guastano, perché appunto la Toscana e il governo della Toscana sono cose complesse, ma anche di esperienze lavorative, di esperienze che vengono da prove provate di successi e non così teoriche, che possono mescolarsi bene e consentire a questa giunta di mettersi rapidamente al servizio dei cittadini. Siamo una giunta più leggera rispetto a quelle che l'hanno preceduta e quindi distribuirò le carte ovviamente in modo più pesante sugli 8 assessori, conservandomi anche alcune deleghe diverse da quelle del passato. Una di queste appunto è il lavoro, un'altra è il coordinamento dei fondi comunitari. Abbiamo fatto una giunta equilibrata nelle componenti di genere. Credo che bisogna apprezzare anche di questa giunta e di questo consiglio la capacità che abbiamo avuto e che dobbiamo mantenere di riduzione delle spese gestionali per la politica. Il consiglio ha fatto un grosso lavoro, lo vedete qui oggi, mi pare che di questo lavoro se ne debba andare orgogliosi. La giunta anche ha fatto un grosso lavoro. Vi annuncio che noi avevamo una spesa di 3 milioni e quasi 500 mila euro per la struttura politica della Giunta, passeremo ad una spesa di 2 milioni di euro. Una riduzione, fate voi la percentuale, insomma, sicuramente piuttosto consistente. Si può fare ancora meglio, so che è aperto un dibattito e anch'io vorrò partecipare a questo dibattito. I cittadini della Toscana sono giustamente esigenti e ci chiedono di il massimo del rigore e della sobrietà nei comportamenti che andremo ad assumere. Quindi la giunta regionale sarà composta, come peraltro già sapete, da Vittorio Bugli, Vincenzo Ceccarelli, Stefano Cioffo, Federica Fratoni, Cristina Grieco, Marco Remaschi e Stefania Saccardi, rigorosamente in ordine alfabetico. Altri ordini poi verranno comunicati successivamente. Mi riservo la nomina del settimo assessore, dell'ottavo assessore, per semplici ragioni legate ad aspetti appunto professionali della figura che ho in mente, e appena ci saranno le condizioni per poterla comunicare la farò alla prima riunione del Consiglio regionale. Come vi dicevo, cari consiglieri, voi vi state mettendo su un viaggio che sarà senz'altro esaltante. Questo viaggio merita più di qualche sacrificio, ci vuole passione, ci vuole militanza per farlo. Vi chiedo di mettere le cose migliori di voi nella valigia, come dicevo anche al precedente insediamento del Consiglio che vi accompagnerà in questo viaggio. Ognuno di voi sa molte cose e potrà portare un contributo essenziale, portando il meglio di sé ai lavori che insieme faremo. Sono certo che collaboreremo bene, che ci rispetteremo, che troveremo un clima, fatemi dire, ancora più sereno rispetto a quello che abbiamo avuto nella precedente legislatura. Per quello che mi riguarda farò di tutto, mi impegnerò perché questo avvenga, forse anche superando certi aspetti spigolosi del mio carattere, che non è poi quello vero, insomma. Ecco, quello vero è molto più disponibile al colloquio, al confronto franco
e ad evitare i toni polemici. Prendetemi da quel verso e sarò più che disponibile ad ascoltare tutti, a fare quello che mi è dato nei miei poteri per venire incontro alle vostre richieste e alle vostre indicazioni. Caro Presidente, cari consiglieri, colleghi, io ho cominciato con i lavoratori. Beh, la notizia è fresca e vorrei chiudere con i lavoratori. È notizia di poche ore fa che gli operai della Sol di Piombino, 12 operai a cassa integrazione straordinaria per 2 anni, non hanno avuto la proroga a causa di un cavillo della cassa integrazione, a causa di un cavillo legale, e stanno facendo lo sciopero della fame. Vorrei esprimere a questi lavoratori, tanti hanno avuto problemi nell'erogazione della cassa integrazione, gli esodati e altro, la solidarietà vera di questa regione e, se permettete, di tutti voi. La mia proposta in definitiva è soltanto questa, che il lavoro sia al centro di questa legislatura. Il lavoro dovrà essere la nostra ossessione. Forse non riusciremo a vincere, forse perderemo, forse in alcuni casi dovremo persino arretrare. Forse avremo anche dei successi, ma io sono certo che se questa è la nostra stella polare, se questo è il nostro riferimento e il nostro impegno quotidiano, da diversi punti di vista delle forze politiche, dei consiglieri che compongono questo consesso, sono certo che i cittadini della Toscana alla fine apprezzeranno. Vi ringrazio per l'attenzione.